Io sono Jonathan Nencini, sono appassionato di viaggi in moto e viaggio in solitaria da 13 anni ormai. E ho percorso in 8 anni 270.000 chilometri in quello che è stato il mio giro del mondo in moto. Tornato a casa ho scritto un libro. Scritto il libro, sono ripartito per un altro viaggio. Caucaso, Persia, Asia centrale, India, Ladakh, totalizzando 370.000 chilometri in 65 paesi, e poi quest'anno, insieme alla mia compagna, Islanda, attraverso parte dell'Europa. Allora, stasera vi ho portato, oltre che le risposte alle vostre domande, anche una compilation di esempi umani, tangibili, di quello che riescano a fare altri personaggi con qualunque tipo di moto. Perché sono sicuro che tra voi e chi poi ci guarderà da casa cova dentro di sé l'intimo dubbio che la moto che è in garage magari non sia adatta. Non solo vedrete la vostra moto o qualche moto simile alla vostra che già sta facendo delle avventure epiche, ma magari scoprirete che quella che avete sempre additato come no, quella va bene, fa schifo, in realtà anche lei ha del potenziale. Quindi, detta questa premessa, ritornando al discorso che siete voi che fate la differenza, vedrete che dove il pilota giusto con la moto giusta si uniscono, viene fuori pura poesia. Finisco, che sarà un po' un workshop un po' provocante stavolta, quindi spero che non litigiate. Finisco anche il fatto che non dovremmo giudicare un mezzo né dal marketing che viene fatto, né dal prezzo di listino, ma soprattutto neanche dall'utente medio che l'acquista. Bene. Premettiamo allora, il giro del mondo, che diciamo è l'esempio più estremo di viaggio, perché racchiude lunghezze, percorrenze, tempistiche, manutenzioni, diciamo è l'esempio estremo, no? Poi ognuno fa i viaggi che può e che vuole, ma il giro del mondo è stato realizzato su ogni tipo di motociclo, ragazzi, ogni tipo, vecchio, moderno, monocilindrico, bicilindrico, cilindrate ciclistiche di ogni tipo. I più grandi viaggiatori hanno spesso usato le moto più impensabili, ragazzi, vi farò vedere della roba, non senza aggiungere ulteriore fascino alla loro impresa. Allora, partiamo con questa carrellata, va bene? Questo lo conoscete già, parliamo della Vespa. Giorgio Bettinelli ha scoperto la Vespa a 40 anni, non aveva mai toccato una moto, e si è fatto 400.000 chilometri, ha scritto libri, è diventato famoso, ha ispirato tantissime persone. Un altro italiano che ho avuto il piacere di conoscere perché era un mio follower, poi ha aperto il blog su Partire Per, e poi si è lanciato in questa avventura e oggi è diventato uno dei Guinness dei primati. Claudio Torresan, io mi ricordo quando ci scrivevamo, ha preso questo Gilera Runner 50 e ha girato in tutto il mondo per mesi e mesi, facendo questo record. Questo è Gustavo Ceslar, un argentino che ho avuto il piacere di seguire, ho comprato i suoi libri, gli ho fatto delle donazioni mentre girava, e io giravo allo stesso tempo, ma mi ispirava moltissimo. Lui ha preso questo 125 che noi non abbiamo in Italia, sono quei modelli che esistono in Argentina, in India. Si è costruito per la strada in Brasile le borse d'alluminio, che ha comprato il mio manuale e l'ha vista queste borse, l'ha proprio piegate sui marciapiede, rivettate, un pazzo. Era partito per andare in Brasile per un mese, un giro, è stato fuori 5 anni. Jacques Lucassen, olandese, un osso duro, ho avuto il piacere e l'onore di invitarlo al mio evento del 2014, l'ho conosciuto, ci siamo stretti la mano, lui era ospite speciale. Si è anche ubriacato, sto disgraziato, sul palco, queste scene. Però è uno di quelli che ha fatto del suo viaggio una storia iconica, perché lui ha fatto, pensate, il giro del mondo, ok, ultra sponsorizzato, lui non lo nasconde, però comunque ti guidava un R1 nel deserto, faceva i guadi, entrava nell'acqua, gli usciva il fango dal tubo di scappamento, con una moto che non sceglieresti per andare a fare quegli sterrati lì. Andiamo avanti, allora qui parliamo di una Suzuki, di R350, abbiamo parlato di Linda l'altra volta, lei oltre ad essere non giovanissima, aveva 62 anni all'epoca in cui gli ho fatto la foto, ci siamo conosciuti in Malesia, salve. Però anche lei dimostrava che con un monocilindrico di vecchissima data, di piccola cilindrata, dal Portogallo lei è tornata alla sua terra nativa, che è l'Australia. E lei è Wandering Wasp, chi la conosce sta ragazza qua? Lei è, se lo pronuncio bene, Juvena Huang, mi sembra che sia di Singapore, ha 28 anni e con questa Vespa da Singapore è arrivata fino in Portogallo. Sono contento di presentarlo, lui si chiama Ed, è un pazzo. E questo, lui ce l'ha un po' con il concetto del maxi enduro che guidiamo noi. E lui dice, guarda io cosa riesco a fare con uno scooterino della Honda di 90 cm cubici,
alla faccia di chi, come noi, gli garba spendere dei soldi per l'abbigliamento tecnico, per la moto, perché a me mi garba anche a voi, no? Essere tutti attrezzati. Lui va con, c'ha un canasto davanti, tipo per i fiori, e ti fa dei viaggi della Madonna, scusatemi il concetto.